Conosciamo un po' meglio Google, questo famosissimo motore di ricerca tra le principali applicazioni del web, che possiamo trovare sul web, che molto probabilmente trovate già presentato all'avvio, quando non appena aprite il vostro browser, con buona probabilità avete Google davanti. Ora mi state vedendo usare Chrome, che è il browser che vi invito ad usare. Se non doveste già averlo installato sul vostro computer, usando qualunque altro browser e accedendo a Google, scrivendone direttamente l'indirizzo www.google.it, Google sito con due O, Google, insomma, vabbè, si legge. È Google stesso che si accorge che sul vostro computer non c'è Chrome e vi presenta un pulsantino con il quale venite guidati nella procedura di scaricamento e installazione, e il tutto è abbastanza rapido ed immediato se la connessione è stabile ed efficiente. Chrome funziona in maniera molto semplice, molto, molto immediato il suo utilizzo. Prima però di farvi vedere l'utilizzo di Chrome, volevo un attimo presentarvi le funzioni di Google. Google è un motore di ricerca, quindi questo che significa? Che se voi non conoscete esattamente l'indirizzo web di un sito di cui vi hanno parlato, oppure di un argomento che voi sapete trattato su internet e volete documentarvi e quindi trovare tutte le fonti, le risorse utili e pertinenti su quell'argomento, ecco, a questo serve il motore di ricerca, ebbene, avete qui a disposizione questo campo nel quale potete formulare il vostro criterio di ricerca. È importante il modo con cui lo formulate. Alle volte può anche essere utile un po' d'inglese, perché su alcuni argomenti si trovano risorse più attendibili in lingua inglese rispetto a quella italiana. D'altra parte, la percentuale di risorse in lingua italiana nell'universo delle risorse web è, come potete immaginare, è una fetta minima, tra l'altro. È chiaro che se ci troviamo nel contesto di Google Italia, lo vedete www.google.it, ed è anche scritto qui, e formuliamo il criterio di ricerca in italiano, beh, evidentemente troveremo i risultati molto ovviamente in italiano, però poi potremo anche cambiare ed estendere la ricerca anche nelle pagine non in lingua italiana. Ad esempio, se io volessi trovare il sito del Ministero della Pubblica Istruzione e non ricordassi in maniera precisa l'indirizzo, cioè l'indirizzo del tipo www. eccetera eccetera, vado a scrivere qui un criterio, per esempio sito istruzione. Ecco, vedete come Google, già quando comincio a scrivere le prime parole, cerca di predire quello che voglio cercare, quello che mi interessa, anche sulla base delle ricerche che molti prima di noi hanno già fatto sullo stesso tema. E infatti vedete che in prima, tra le prime posizioni, vedete c'è istruzione NUR, che ha l'indirizzo fisico www.istruzione, eccetera, eccetera. Poi c'è quest'altro, home NUR, www.istruzione.it. Ecco, andando anche un po' a senso, posso già decidere che il sito che mi interessava cercare è proprio questo, home NUR. Quindi clicco sul link ed ecco che mi trovo sulla pagina ufficiale, la home page del sito del Ministero dell'Istruzione, della Pubblica Istruzione, e da qui poi posso, usando la interfaccia che il designer di questo sito ha predisposto, posso accedere alle varie sezioni, posso effettuare le ricerche interne, a leggere le news e così via. Ecco, in modo analogo, se io volessi trovare il sito del comune di Andria, beh, ripeto, conosco già l'indirizzo. Beh, se conosco già l'indirizzo è più facile, perché vengo qui, attenzione però non confondere, torno un attimo alla pagina principale di Google, quindi clicco sull'icona della casetta, che è quella che fa tornare la pagina iniziale. Quando conoscete già l'indirizzo, non scrivetelo nel campo di ricerca. Qui il campo di ricerca serve solo per scrivere
il criterio, l'argomento che ci interessa trovare. Quindi, se invece conosco già l'indirizzo della serie www.comune.andria, ecco, conosco già l'indirizzo, non lo devo andare a scrivere qui come criterio di ricerca, ma lo vado a scrivere qui nel campo indirizzo www.comune.andria. E anche qua vedete che lui cerca di prevedere, predice quello che io sto tentando di scrivere, aiutandomi, evidentemente. Alle volte ci prende, alle volte no, e comunque comandiamo noi, il controllo lo dobbiamo tenere noi. Possiamo continuare a scrivere indirizzo. In questo caso mi fermo qui, premo il tasto invio ed ecco che mi trovo sul sito del comune di Andria. Bene, torno alla home, posso tornare cliccando sul tasto home, oppure vedete ci sono queste freccette che permettono di sfogliare, appunto browse, sfogliare le pagine che ho già visitato tornando indietro alla precedente. Un'altra bella funzionalità, non molto nota, che però è abbastanza utile in certi casi, almeno a me serve quando ho le mani occupate per altre cose mentre sto scrivendo altrove, è la ricerca con comandi vocali. Vedete che qui c'è un microfonino. Io posso, cliccando su questo microfonino, attivare la ricerca. Ecco, vedete, adesso io sto parlando e mentre parlo lui mi sta ascoltando, è come se gli stessi facendo una dettatura. Ovviamente ora mi devo fermare perché altrimenti quello che dico lui lo prende come criterio di ricerca. Ora, ecco, infatti, guardate cosa è uscito fuori. Ora, per attivare questo comando vocale, si dice una parola chiave che è OK Google. Oppure, come ho fatto ora, attivo cliccando qui. Ecco, per abilitare la ricerca vocale attraverso un comando speciale, si va nelle preferenze di Chrome e si mette la spunta su Attiva OK Google per avviare una ricerca vocale. Basta, è sufficiente questo. Chiudo questo pannellino. Vedete che appare scritto qui pronuncia. Ok, Google. Questo fa sì che ogni volta che io pronuncio prima questa parolina, lui si predispone alla ricerca vocale. Altrimenti posso anche evitare di pronunciare questa parola e cliccare direttamente sul microfono per eseguire una ricerca vocale. Allora, guardate, ad esempio, ora attivo una ricerca vocale evocando Google attraverso questa parola. Ok, Google. Comune di Andria. Secondo Wikipedia, Andria è un comune italiano di 100.518 abitanti, capoluogo insieme a Barletta e Trani, della provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia. Visto? Ho effettuato una ricerca senza scrivere sulla tastiera, ma pronunciando quello che mi interessava cercare. Lui l'ha trovato e, avendo individuato che c'è già una scheda di Wikipedia che descrive Andria, Wikipedia è l'enciclopedia online sulla quale dedicheremo una puntata ad hoc, ne ha anche pronunciato diciamo il periodo iniziale. Proviamo a fare un'altra ricerca. Ok, Google, comune di Trani. Secondo Wikipedia, Trani è un comune italiano di 56.258 abitanti capoluogo insieme a Barletta ed Andria, della provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia. Ok, Google, comune di Barletta. Secondo Wikipedia, Barletta è un comune italiano di 95.018 abitanti, capoluogo, insieme ad Andria e Trani, della provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia. Abbastanza utile questa funzione, no? Tra l'altro è direi più che utile, addirittura necessaria per favorire ad esempio l'uso di Google e di Internet da parte di un utente cieco, ad esempio, che senza usare la tastiera, ma semplicemente parlando, può effettuare
attivare delle funzioni di Google e ascoltando puoi anche ottenere informazioni sul contenuto. Ma Google ha altre, diciamo così, sorprese per noi. Sapevate, per esempio, che Google è anche una calcolatrice? Se voi non avete una calcolatrice sotto mano, ma avete Google davanti, potete fare direttamente in Google dei calcoli. Per esempio, 256 per, il per si simboleggia con l'asterisco, 87. Scrivo invio ed ecco che lui mi dà il risultato, non solo, ma prevedendo che io volessi fare ulteriori calcoli, mi presenta un'interfaccia simile a una semplice calcolatrice. Beh, semplice fino a un certo punto, questa è una calcolatrice scientifica, perché ci sono anche calcoli di logaritmi, radici quadrate, eccetera. E qua potete intuire come posso proseguire con i miei calcoli come con una semplice calcolatrice. Ma non finisce qui, un'altra delle funzioni utili di Google, oltre ad essere motore di ricerca, è, per esempio, dovete fare un viaggio in Gran Bretagna, volete sapere quanto vale oggi la sterlina. Allora, per esempio, 20 euro in sterline, o in dollari, o in yen, quello che volete. Ecco, lui, in base alla valuta attuale di oggi, stabilisce che 20 euro corrispondono a 14 e 24 sterline inglesi e poi propone anche una serie di siti che si possono consultare per eventualmente approfondire la questione. Google quindi non è solo un motore di ricerca, è anche una calcolatrice, è anche un tool per la conversione delle valute, è anche per esempio molto utile per gli studenti, è uno strumento per realizzare grafici di funzioni matematiche, per esempio y uguale x al quadrato, e questa verrà fuori una parabola, ed eccola qua infatti, vedete, viene rappresentato su un grafico la funzione corrispondente, è abbastanza utile anche per verificare, per uno studente, per verificare se lo studio che ha fatto analitico di una funzione l'ha fatto bene, magari confrontandolo con il risultato che ha visto qui, confrontandolo dopo e non usandolo prima. Per aiutarsi nell'esecuzione dell'esercizio. Bene, mi fermo qui per ora per questa primi passi, prima esplorazione di Google. Ci sono altre sorprese che andremo a trovare nelle prossime puntate.